Voglio, buongiorno. Eh sì, lo so, cuore, ragiona. No, vabbè, non è che ieri purtroppo non riuscivo a farti video, ma non perché tu lo sai che comunque il mio pensiero era sempre lì. Solo che poi ci mettemmo a giocare a calcetto e quindi non avevo possibilità di fare il video perché comunque non ce l'avevo il telefono addosso. E dopo preparativi, fai la doccia a Giuseppe, mi sono fatto la doccia, insomma è diventato un po' un casino ieri. Vabbè, cuore mio, un po' di pazienza, purtroppo capita il momento in cui diventa difficile. La verità ci pensai, dissi moglie, glieli faccio fare l'anto, ma quella è un po'. Non è molto tecnologica l'anto. Sì, vabbè, se glielo spiegavo magari sarebbe riuscita a farlo. Infatti riuscì a mandarti solo quel video che era quello quando stavano giocando perché noi non eravamo ancora pronti per fare questa sfida. Comunque tutto a posto, la festa andò bene. Si divertirono i bambini. Certo, se stavi tu, doveva essere diverso, doveva essere più completo. Sai quelle cose come se. Come se non è completa la giornata. Così mi sentivo ieri. Ah, ma io lo so perché, capito? Perché mancava quel pezzo del mio cuore che non era presente. Vabbè, là. Promettimi che l'anno prossimo sarai presente. Che cazzo, fino all'anno prossimo vuoi che non dobbiamo uscire? Che cazzo, cuore mio. Va buono, là. Maledetta tosse. No, ecco, si ancora. È la tosse delle sigarette con la tosse della come si chiama? Dell'allergia, insomma, che si associano e quindi si ha questo attacco di tosse. Vabbè. Vado, c'è una stanchezza stamattina, guarda. E noi ieri poi giochicchiamo a calcetto. Che poi alla fine non è che correvo, passeggiavo nel campo. No, è che ce la facevo, no. Non riuscivo proprio, non riuscivo proprio. Va buco. Ci sta, ci sta. Senti, e niente, poi ieri sera quando finimmo, infatti disse l'altro, facciamo un salto. Giustamente lei disse, ma vedi che è tardissimo, infatti non mi ricordo, quasi le nuvole quando arrivavamo a casa. Vabbè, cuore, là. Mo sentiamo che dice il don. Per domani pomeriggio alle 4:30. Vediamo un po' cosa dice. Se chiama, ma io credo che chiamerà. Senti, va bene, facciamo vedere questa macchiolina sotto l'occhio. È più che altro per avere una cura per farla passare, insomma. Anche se sicuramente voglio dire andrà via. Però dai, è giusto che la vedono così se c'è qualche cremina o qualche cosa che possono mettere ce la togliamo, capito cuore? Stamattina non connetto, sto ancora in dormiveglia, mamma mia, cuore mio, sono
c'ho sonno, oggi è una di quelle giornate proprio, sai, quando dici oggi è una giornata da dormire, tutta la giornata, così. Così. Mannaggia, cuore mio, mannaggia. Babbo. No. Andiamo a fare sto caffè. E poi vediamo un po' cosa c'è da fare stamattina. Va bene. Vabbè, la febbre, stiamo andando bene, dai, cuore, 37, dai. Sta scendendo lentamente, come sempre, però comunque sta scendendo. L'importante è che non ti fa più male la gola. Sì, quella è un'influenza maledetta. Comunque dai, siamo a un buon punto, capito cuore mio? Siamo a un buon punto, dai, e vediamo un po'. Io domani speriamo di riuscire a parlare, perché voglio parlare per capire che cosa dicono, e ho un mio pensiero che esporrò a loro per capire che cosa ne pensano, insomma. Sì, no, riguardo le terapie, riguardo le cure. Va bene. Beh, voglio. Da, ci sentiamo dopo, ok? Un bacetto, un cuore e un abbraccio forte. Forza, cuore mio, forza. Forza.